Ancora oggi l'evoluzione umana è una grande incognita che non ha trovato una spiegazione esauriente. Dagli approcci creazionistici a quelli neoevoluzionistici, le domande a cui dare risposta sono davvero ancora molte. Certamente non saremmo in grado di darle noi attraverso questo video, ma abbiamo ritenuto importante realizzarlo per presentarvi un nuovo contributo che due studiosi italiani hanno recentemente portato nella discussione, un nuovo punto di vista che ci apre a ulteriori ragionamenti oltremodo interessanti. Come sappiamo, da Galileo fino ai giorni nostri si è iniziato a strutturare un tipo di matematica che è divenuta sempre più astratta e sempre meno intuitiva, e che ha permesso e si è dimostrata necessaria e sufficiente a descrivere molti meccanismi nascosti della realtà fisica. Dalla relatività quantistica alla teoria delle stringhe fino agli universi paralleli, abbiamo teorizzato e compreso l'universo oltre ogni immaginazione, e la cosa interessante è che siamo solo all'inizio. Ci troviamo però davanti ad un problema di fondo che è stato analizzato da due docenti italiani, Giorgio Masiero e Michele Forastiere. I due studiosi si sono chiesti come sia potuto succedere che i circuiti neurali dell'Homo sapiens sapiens si fossero selezionati in tempi estremamente remoti della storia evolutiva umana per comprendere o per creare strutture matematiche che hanno superato di gran lunga la soglia oltre cui sarebbero rimaste indifferenti nella produzione di vantaggi competitivi per la specie. In parole povere, cioè, quale vantaggio competitivo può avere dato ai nostri progenitori la disponibilità di un cervello che fin dall'inizio era completamente sviluppato e soprattutto attrezzato per l'elaborazione, ad esempio, della teoria delle stringhe? Masiero e Forastiere hanno denominato questo complesso salto evolutivo effetto Ramanujan, in onore del matematico indiano Srinivasa Ramanujan, che fin da giovanissimo e soprattutto senza alcun tipo di istruzione superiore, produsse da solo e con l'uso quasi esclusivo dell'intuizione una serie di teoremi matematici straordinari. Ne riparleremo prestissimo in un nuovo video. Dal momento in cui Galileo postulò l'assunto secondo cui l'universo è scritto in lingua matematica, la mente umana è riuscita nei secoli successivi e attraverso l'indagine scientifica a svelare alcuni dei grandi misteri della natura, che si sono tradotti in una crescita veramente esponenziale del progresso umano e in un numero incalcolabile di applicazioni tecnologiche. La comprensione di operazioni aritmetiche, l'intuizione dei concetti geometrici elementari, l'idea di velocità e molti altri concetti di questo tipo costituiscono gli strumenti necessari alla vita umana, che, rapportandosi con un ambiente in cui vige la lotta per la sopravvivenza, può avere originato settori come l'algebra, la geometria e quanto conosciamo oggi. Secondo la visione oggigiorno dominante, tali paradigmi evolutivi avrebbero permesso ai nostri circuiti neurali di indirizzarsi e selezionarsi nel tempo per ottimizzare tali criteri logici e quindi, dai primi progressi avvenuti in modo del tutto casuale, avrebbero generato ciò che oggi noi conosciamo. Ancora oggi in varie zone del pianeta esistono gruppi umani definiti primitivi e che non hanno mai generato forme matematiche degne di nota prima di entrare in contatto con il resto del mondo che noi definiamo civilizzato. Queste realtà arcaiche sono fiorite per decine di migliaia di anni, senza quasi mai aver avuto il bisogno o sentito la necessità di creare quel tipo di concezioni e sviluppi matematici che conosciamo nel nostro mondo cosiddetto occidentale. Nel momento però in cui alcuni di questi soggetti sono stati trapiantati in contesti simili al nostro, accedendo quindi a corsi di studio ordinari e superiori, hanno potuto esprimere e dimostrare abilità matematiche del tutto speculari a qualsiasi altro essere vivente appartenente al mondo progredito. La domanda che i due studiosi si sono posti è come sia possibile che la mente umana abbia in nuce, nel caso specifico della matematica, la capacità di descrivere con profondo acume la realtà fisica in un vastissimo insieme di sistemi che si spingono ben oltre la sfera della comprensione intuitiva, necessaria alla semplice lotta per la sopravvivenza.
Una domanda che apparentemente sembra banale, ma che cela in realtà al suo interno delle incognite ancora irrisolte. Siamo arrivati ad un livello così raffinato di speculazione che possiamo conoscere e vedere anche gli ostacoli oltre a cui, al momento, non è possibile spingersi oltre. Ne sono un esempio la descrizione del campo gravitazionale sotto i limiti spazio-temporali planckiani nella fisica quantistica, così come una teoria che coniughi la relatività generale con la meccanica quantistica, o come i due teoremi di incompletezza di Gödel. I due studiosi ne desumono che esista una probabilità non nulla che anche tutta la realtà naturale sia governata da una logica intrinseca e che tale logica coincida con forme di astrazione proprie del pensiero umano. Masiero e Forestiere si chiedono quindi quale sia la probabilità che l'essere umano, evolvendosi soprattutto per caso e necessità nelle savane africane del Pleistocene, abbia potuto sviluppare in seguito ad un avvicendamento di casi fortuiti accidentali i sistemi neurali in grado di permettergli di formulare le astrazioni matematiche a cui è giunto e soprattutto che sarebbero state utilizzate solo dopo decine di migliaia di anni per descrivere i meccanismi più reconditi attraverso cui si muove la realtà naturale. Se è vero, come ci insegna la teoria sistemica della psicanalisi postulata da Louis Sanders, la funzione della maturazione cerebrale risiede nel coniugare nuovi livelli di integrazione del processo adattivo, ovvero adattarsi all'ambiente e integrarsi con esso, si potrebbe ritenere che il sistema vita umana possieda un continuo adattamento con l'ambiente con cui interagisce e che determinati pattern di interazione emergano senza bisogno di essere definiti prima. Come mai questo è avvenuto solo nell'essere umano? Come mai il nostro livello di astrazione cognitiva si è spinto così oltre fino a giungere oggigiorno a quanto identificato con l'effetto Ramanujan? Questi stessi sistemi neurali in quelle epoche così remote non ebbero né concessero alcun beneficio o aiuto immediato per la sopravvivenza. I loro benefici si sarebbero potuti apprezzare solo in tempi moderni, cioè da qualche millennio a qualche secolo fa. Questa ipotesi si pone in estrema sintesi come un argomento fisico contro il darwinismo. L'interrogativo che viene posto richiama il dubbio espresso da Alfred Russel Wallace agli albori stessi dell'elaborazione della teoria dell'evoluzione e noto come appunto il dilemma di Wallace. Wallace era stato un collega di Darwin nella formulazione della teoria evoluzionistica, ma ben presto si era allontanato dalla stessa. Il dubbio che espresse riguardò l'origine della creatività umana nei campi dell'arte, della morale, della filosofia, la cui ampiezza non si poteva certo far risalire, questo secondo il naturalista britannico, alla pressione evolutiva. La sua visione spingeva verso una spiegazione creazionistica, quindi considerando che tali capacità fossero state concesse da un essere superiore, ma il ragionamento in quanto tale apriva comunque al dubbio, oggi espresso anche da altri campi dello scibile, tra cui il proposto effetto Ramanujan. Lo stesso dilemma permane ancora oggi senza aver trovato alcun tipo di spiegazione. Le risposte su chi o cosa potrebbe avere dato tale impulso per lo sviluppo di queste strutture neurali nell'essere umano rimangono a tutt'oggi dei grandi misteri della scienza e dell'evoluzione, ma certamente limita il darwinismo classico ad una ipotesi interpretativa valida e plausibile, ma non necessariamente applicabile a tutta l'evoluzione umana. Dovremmo chiamare in causa un creatore superiore? Oppure sarebbe valida anche la teoria della panspermia guidata, postulata dal Nobel Francis Crick? Ovviamente non lo possiamo, né lo potremo sapere per molto tempo ancora, ma certamente si è creata una breccia in quel dogmatismo accademico troppo spesso restio ad avere una visione più olistica di ciò che ci circonda. Il dibattito su questo argomento potrebbe far scrivere decine di libri. Nel nostro caso serve a farci comprendere come la nostra specie sia ancora agli albori di una comprensione di ciò che lo circonda e come ancora si debba realisticamente avere una mente aperta nella comprensione di una realtà che, al di là di ogni dogmatismo, sembra ancora essere estremamente sfuggente, oltre che estremamente complessa.